Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi oggi non potevo non parlarvi di quello che sta succedendo su Fortnite ragazzi. Il cubo si sta modificando. Ragazzi miei, siamo giunti alla fase più interessante, più importante di quello che è questo end season di Fortnite. Come vedete ragazzi, si è spostato il cubo da dove sapevamo fosse, ovvero sia nella montagna là dove c'è vicino a Palmetto Paradisiaco, e addirittura ragazzi è arrivato fino a Lande. Il cubo ragazzi da poche ore a questa parte ha cominciato ad attivarsi, a modificarsi, e andiamo giù a vederlo insieme ragazzi. C'è una forza magnetica intorno adesso. Ma ragazzi, dovete sapere che c'è una cosa molto molto più grande che ruota intorno a questo cubo e che potrebbe essere la vera e propria distruzione della mappa di Fortnite. La stiamo già vedendo ragazzi mentre scendiamo. Quest'aura incredibile, un'aura gravidica, forse è gravida, di gravità comunque. E come vedete il cubo ragazzi mostra sempre più evidente le rune che ci sono sui suoi lati, e non solo ragazzi. Intanto la prima cosa che vediamo è che intorno al cubo c'è un'area di gravità che permette al nostro personaggio di fluttuare senza nessun problema, e come vedete anche le rocce intorno adesso stanno lievitando prepotentemente. Ne sappiamo di più ragazzi su questo cubo. Sappiamo ragazzi che questo cubo è quasi certamente legato al Ragnarok, all'ultima skin che sbloccheremo a livello 100 del Battle Pass. E non solo al Ragnarok ragazzi, ma è anche legato a un alfabeto che si utilizzava ben più di 2000 anni fa in quelli che erano i popoli germani e celtici ragazzi, stiamo parlando ovviamente delle rune ragazzi, rune che adesso voglio mostrarvi e che sono state scoperte all'interno di questo cubo, rune che già erano presenti nel nostro Fortnite da un bel po' di tempo, e dopo andremo a vedere dove. Se utilizziamo il drone ragazzi, come vedete noi possiamo spostarci tranquillamente intorno al cubo, ma con il drone possiamo anche azzardare ad andare all'interno del cubo, e all'interno del cubo cercheremo di trovare il modo di vedere quello che nasconde. Non è facile ragazzi, non lo è per nulla. Questo è l'interno del cubo che è completamente nero. Dobbiamo metterci alla base, il più possibile alla base, e cercare di scorgerne, ecco qua, i misteri ragazzi. Eccolo. Stiamo vedendo ragazzi, all'interno del cubo ci sono dei segnali, dei simboli che sono assolutamente associabili all'alfabeto runico ragazzi. E per molti di voi che diranno: ma Xuder, che cosa sono le rune? Innanzitutto voglio spiegarvi che, come vedete ragazzi, nella parte sinistra c'è, lo state vedendo bene adesso, un quadrato interno con una parte esterna. Quella è una runa ragazzi, e questa ragazzi è un'altra runa. Adesso io voglio farvi vedere una cosa molto molto interessante ragazzi. Basta semplicemente andare nel sito internet italianissimo www.runica.it per sapere, anche per nostra cultura personale, la storia misteriosissima di questo alfabeto che ancora oggi ragazzi lascia tutti nel mistero
e nell'incanto, un alfabeto che parla di spiritualità, della persona e di percorso della nostra persona dalla nascita alla morte, un alfabeto che ancora oggi si pensa sia stato scoperto addirittura dal dio Odino, che abbia voluto tramandarlo a tutti i suoi popoli nel corso dei millenni. Ma quello che interessa a noi, ragazzi, sono appunto le rune. Come vedete, qua ce n'è una, ragazzi, e possiamo andare a cercare. Sono solamente sette le rune, se non ricordo. No, sono molto più di sette, ma quelle che ci interessano a noi, ragazzi, non sono tantissime. Se andiamo a vedere, ragazzi, la runa che stiamo cercando, che è questa, dovrebbe essere con precisione la runa che si chiama As. Se non ricordo male, non è facilissimo interpretare le rune ed è molto più facile, ragazzi, andare a vederle non tanto dentro il cubo, ve le faccio vedere meglio, non tanto dentro il cubo quanto su un altro punto della mappa che abbiamo avuto sott'occhio per tutte queste settimane, ragazzi. Lo sapete sicuramente meglio di me, ragazzi, sto parlando di una cosa, di una location che è nata con questa season e che tuttora è presente, anche se non si sa ancora per quanto. Sto parlando, ragazzi, ovviamente dell'accampamento vichingo. Accampamento vichingo che nasconde nelle sue case, nei suoi oggetti che sono stati inseriti, tanto tanto mistero, ragazzi. Voglio scendere insieme a voi all'accampamento e mostrarvi quanto possa essere collegata questa location al cubo, ragazzi. Bisogna solo avere un po' di pazienza innanzitutto per queste settimane, perché sappiamo, ragazzi, che il cubo avrà ben sette fasi, ragazzi. La prima l'abbiamo vista praticamente insieme adesso, le altre ancora sono totalmente un mistero, ma sono certo, ragazzi, che quello che sprigionerà quel cubo sarà qualcosa che modificherà in maniera indelebile la mappa di Fortnite. Andiamo giù, ragazzi, verso l'accampamento vichingo, verso il luogo che si può associare all'ultima skin di questo Battle Pass, il Ragnarok, ragazzi. Sull'accampamento vichingo, che ha lo stesso logo, in questo caso sul che è presente anche sul backpack del nostro vichingo, non ho scelto a caso questa skin, ci basta semplicemente andare dove c'è la vela della barca, ragazzi, e come vediamo, ne avevamo già parlato settimane fa in un video, in mezzo alla vela, ragazzi, in mezzo ai due, andiamo a prendere un pochettino di legna perché così almeno riusciamo a parlare un pochettino meglio. Adesso sicuro cade giù, guarda, di certo. Prendiamo un pochino di legna giusto per parlare e farvi vedere un pochettino quello che sto dicendo. Saliamo sopra con le nostre scale, ragazzi, ed eccole qua davanti a noi, in mezzo ai due lama, ragazzi, due rune, una Z rovesciata e una H un po' strano. Come vi dicevo poco fa, torniamo sul nostro sito www.runica.it e se andiamo a guardare, ragazzi, la Z rovesciata, andando a guardare in mezzo alle rune, l'avevamo già vista, non può altro che essere la runa chiamata Sol. Sole, forza vitale, runa Sol simbolizza l'energia imponente del sole, fonte di luce e vita. Essa predice un successo pieno in un qualsiasi progetto da intraprendere, garantisce buona salute e notevoli energie vitali da canalizzare verso il risultato dei propri obiettivi. Attenzione però al monito nascosto. Sol, infatti, appare come un fulmine che può... Fulmine, ragazzi, fulmine. Non dico altro, fulmini, cubo fulmini, che può colpire all'improvviso, spazzando via tutto in un attimo. E l'ideologia che in passato ha usato il potere di questa runa per dominare gli altri ha subito l'inevitabile distruzione e rovina, ragazzi. Distruzione e rovina. E non è tutto, non è tutto. Se andiamo a verificare anche la runa in basso, ragazzi, quella che, come vi anticipavo prima, può sembrare una H, in realtà si chiama Hagal. E già nelle prime due righe, ragazzi,
vediamo una somiglianza a quello che sta capitando. Grandine, bufera, rottura. Di nuovo, ragazzi, si parla di distruzione. E grandine e bufera sono proprio gli agenti atmosferici che caratterizzano la città dei vichinghi. Questa runa può essere interpretata come un monito che opera nel nostro subconscio per avvertirci che è ora di produrre un cambiamento amaro ma necessario. Si parla di nuovo, ragazzi, di distruzione, di apocalisse, di qualcosa di irreversibile. Un cambiamento da una storia passata, problemi non risolti e lezioni mai imparate. Agal ci insegna che è ora di affrontare i problemi e riconoscerli in modo da non trovarsi impreparati davanti ad eventi improvvisi e ritrovare la forza di proseguire il cammino. Ragazzi, c'è qualcosa assolutamente che ben presto colpirà tutti noi giocatori di Fortnite. Ovviamente io vi invito a guardare un po' la storia delle rune, che è interessantissima. Vi invito a lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video e a continuare a seguire questo canale per tutte le news e le curiosità su Fortnite. Non mancherò di tenervi aggiornati su tutto quello che succederà tra il cubo e le rune. Noi ci vediamo presto. Ciao!